In questo nuovo episodio andremo a vedere perché Audacity non è il programma adatto per registrare podcast o in generale i vostri file audio. E soprattutto vedremo un'alternativa molto più semplice, rapida e funzionale. Ma come sempre direi di lanciare la sigla e poi partire. E ciao a tutte e ciao a tutti, qui è il vostro Tommy con il primo video ufficiale del 2022 e quindi di conseguenza buon 2022, buon anno, spero che abbiate passato delle buone feste con i vostri familiari e con i vostri amici, ma non siamo qui per i convenevoli, ma per vedere effettivamente un'alternativa valida ad Audacity. Però ovviamente prima di passare a questo programma che ho testato per un paio di settimane, direi di capire perché Audacity non è il programma adatto per registrare podcast o in generale i vostri file audio. Quindi passiamo al mio desktop e vediamo un po' tutte le cose da fare e le cose da non fare. Ed eccoci qui su Audacity. Guardate cosa mi avete fatto fare. Ho dovuto scaricare questo maledetto programma sul computer. Comunque, abbiamo già un file importato. È una vecchia registrazione del trailer di un podcast che ho lanciato nel 2021. E adesso vi mostrerò il motivo principale per cui questo programma fa letteralmente schifo. Abbiamo la nostra registrazione. Ce l'ascoltiamo un attimino. Al centro di una città, colpito dai suoi rumori, dai suoi suoni e dal coro incessante delle persone. Ok, e qui dico, la registrazione è fatta bene, però magari, non so, suona un po' troppo forte sulle frequenze basse, quindi dovrò utilizzare un equalizzatore, o sento del rumore di fondo, dovrò utilizzare un denoiser. Cosa facciamo su Audacity? Andiamo su effetti, selezioniamo, non lo so, per esempio, andiamo EQ, curva del filtro, qui avevo già fatto dei test, tipo non so, diminuiamo questo, facciamo così, questo anche lo diminuiamo un po', togliamo qui un po' di basse, qui forse troppo, già questo equalizzatore fa non schifo di più, facciamo così. E adesso voi direte, boh ok, io semplicemente confermo la modifica e andrà tutto bene, non è proprio così. Allora, prima di tutto, la cosa che fa letteralmente schifo è che per ascoltare la modifica devo andare su anteprima. Andiamo su anteprima, aspettiamo che elabori. Sapete, ecco. C'è stato un periodo della mia vita dove... E adesso questo qui è un test veloce, ha tolto diciamo un po' di frequenze tra le 20 e le 100, ho aumentato qua un po' sulle 140 e poi anche qui ho fatto delle diminuzioni molto a caso, cioè non sono stato attento dove ho posizionato diciamo i miei filtri qui sull'equalizzatore. E voi direte, e adesso? E adesso? Io do ok, ma guardate cosa succede. Ha fatto le modifiche. Se io adesso continuo ad aggiungere effetti, e vado super a caso, tipo, non lo so, facciamo riduzione del rumore. Vado a caso anche qui, elaboro profilo rumore. Vediamo un po', adesso quanto ci metterà. Andiamo avanti, ci butto sopra, non so, un phaser. Andiamo avanti, facciamo applica. Ecco, qua ci sono tutti gli effetti applicati. Benissimo. Scrivono i miei amici su Facebook. Ok. La mia mente. Facciamo finta che adesso l'audio è stato editato. Ovviamente super a caso perché non perdo tempo adesso a fare tutte le modifiche bene. Se mi rendo conto che all'inizio della chain audio c'è un problema, per esempio, sull'equalizzatore, io adesso quell'equalizzatore non lo trovo più, perché tutte le modifiche sono state, diciamo, sovrascritte. In che senso? Ho iniziato con l'equalizzatore, ho messo un denoiser, ho messo un phaser, adesso io non posso più modificare l'equalizzatore che avevo messo all'inizio della mia catena audio. Capite che questa cosa è allucinante? Il software è distruttivo, l'hanno già detto in tantissimi, questo software è distruttivo. Dovrei fare Ctrl Z finché non torno all'inizio. Adesso ovviamente ho cliccato una volta in più il Ctrl Z e il file è sparito. Però capite che su un programma audio dedicato all'editing io non posso fare Ctrl Z. Io ho bisogno di un, chiamiamolo così, di un rack o di una sezione dove poter andare ad inserire e vedere
tutti i miei effetti e avere la possibilità di tornare su quell'effetto e modificarlo. Ovviamente sempre con gli altri effetti presenti all'interno della chain, della catena audio. Questo secondo me è un problema grossissimo, soprattutto per le persone che si avvicinano per la prima volta. In molti dicono, sì, utilizzate Audacity perché è il programma perfetto. Secondo me non lo è, non è il programma perfetto. Ci sono altre alternative molto più valide e ne vedremo una tra pochissimo. Bene, abbiamo visto che Audacity non è proprio il programma adatto per iniziare a registrare o ad editare podcast e file audio. Qual è l'alternativa? Allora, prima di iniziare a vedere questo programma che sto testando da un po' di tempo, volevo solo dirvi che lo scorso anno ho fatto un episodio dove vi mostro diversi programmi interessanti. Io ve lo linko qui sopra da qualche parte, non ricordo mai se devo mettere la mano qua a destra o qua a sinistra, perché voi mi vedrete nell'altro senso, quindi sarà sicuramente qua a sinistra, non lo so, non me lo ricordo più, dove potete effettivamente controllare e vedere programmi alternativi. Però oggi ci concentreremo su che cosa? Su Tascam Podcast Editor. Tascam ha lanciato questo nuovo programma con l'arrivo sul mercato di un mixer, chiamiamolo così, digitale, il Mixcast, per andare a registrare podcast, un po', non possiamo dire la copia esatta del prodotto della Rode, di cui adesso non ricordo il nome. Però diciamo che hanno fatto questo piccolo mixer dedicato alla registrazione di podcast e non solo, integrandolo con questo programma. Infatti il software è molto legato a questo hardware, chiamiamolo così, per cui come possiamo ben vedere ci sono già impostati dei canali, quindi abbiamo 4 canali microfonici che sono quelli presenti sul Mixcast, abbiamo un attacco USB, uno smartphone e un Bluetooth, e poi qui abbiamo anche il famoso soundpad, quindi dei bottoni dove possiamo andare ad utilizzare che cosa, degli effetti sonori. Però non concentriamoci adesso su quello che vediamo qui, ma concentriamoci sul programma, perché secondo me è molto semplice da utilizzare, è molto diretto, non ci sono, diciamo, troppi problemi a livello di interfaccia e soprattutto abbiamo la possibilità di andare a modificare tutti gli effetti che applichiamo sulle nostre tracce audio. Quindi questo è un software non distruttivo. Ricordiamoci, Audacity lo è. Allora, bando alle ciance, passiamo un attimo all'editing e vediamo cosa si può fare. Io prendo sempre il mio test qua. Vediamo se me lo importa, perfetto. Ah, come potete ben vedere, questa è la traccia di test che ho utilizzato anche per Audacity. Qui vediamo un attimo se adesso la riproduce, sono curioso. Andiamo qui. Periodo della mia vita dove, come tanti, mi lamentavo di come le cose non stessero andando nel verso giusto. Disteso. Ok, perfetto. Come possiamo ben vedere, qui sopra Tascam ci dà già tutti i bottoni o le funzioni che ci possono aiutare ad editare il nostro file audio, a montare il nostro file audio. Quindi abbiamo la possibilità di splittare qui le nostre, ecco, come potete vedere l'ha già splittato, io ho messo il cursore, mi ha splittato il file audio, io adesso farò un CTRL-Z, qui possiamo andare a copiare, insomma qui abbiamo paste, insert, delete, remove, cioè cose molto molto semplici, dedicate a coloro che magari si avvicinano per la prima volta a questo mondo. Non abbiamo ovviamente delle funzioni pazzesche, però quello che mi interessa farvi vedere è un'altra cosa, la possibilità di andare ad applicare gli effetti e continuare ad averceli all'interno della chain audio, non come Audacity che applicava l'effetto, noi continuavamo ad applicarne altri e poi se c'era un problema per esempio sull'equalizzatore dovevamo CTRL-Z, 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 CTRL-Z e rifare tutto da capo. Qui invece, come possiamo ben vedere, abbiamo un rack effetti dove possiamo andare ad applicare qualsiasi cosa e poi tornarci sopra. Non lo so, andiamo a vedere Analyzer, boh, qui ci sono tutti i miei effetti personali, quindi tutti i miei VST. Volevo cercare quelli Tascam, ma eccoli qui, plugin incorporati. Non lo so, andiamo a mettere un noise gate, andiamo a mettere un noise gate, poi andiamo a mettere un 4-band equalizer, andiamo a mettere un reverb. E qui abbiamo i nostri effetti, ci clicchiamo sopra e possiamo modificarli, ok? Quindi qui abbiamo il gate, qui abbiamo l'equalizzatore, ovviamente
come equalizzatore questo qui non è facilissimo da utilizzare, perché non è un equalizzatore grafico. Chi ovviamente non è abituato all'editing audio solo ascoltando, diciamo che questo equalizzatore qua lo potrebbe trovare un po' difficile da utilizzare. Poi abbiamo un reverb qui con delle modifiche molto semplici. Poi non so, andiamo a vedere, abbiamo il compressore, lo aggiungiamo, diamo il compressore. Anche qui il compressore è molto semplice, abbiamo compressor limiter con un threshold, una reaction, un attacco, un rilascio, un output gain. Adesso non starò qui a spiegarvi tutto perché l'ho già fatto nella mia playlist come editare un podcast. Lì vi ho mostrato veramente tutto, dai denoiser, noise gate, compressori, equalizzatori, reverb, tutto vi ho mostrato. E la trovate sempre qui sotto o qui sopra da qualche parte. Quindi, come possiamo ben vedere, su Tascam Podcast Editor la possibilità di andare ad editare il nostro podcast è veramente, veramente semplice. Non so cosa ho appena detto, la possibilità di andare ad editare il nostro podcast, che cazzo di italiano è? Questo è un programma semplicissimo da utilizzare. Uno, perché abbiamo già degli effetti integrati. Due, perché possiamo andare ad aggiungere tutti i nostri VST. Se abbiamo dei VST esterni come quelli di Reaper, per esempio, li possiamo importare qui dentro. E poi iniziare a editare e montare la nostra puntata. Io adesso toglierò tutto perché non mi interessa andare a modificare la traccia. Ripeto, qui avete mille possibilità perché potete sia registrare che editare. Infatti vediamo, abbiamo le nostre tracce, come vi dicevo prima. Abilitiamo la traccia, o in gergo tecnico armiamo la nostra traccia, selezioniamo il nostro input, qui decidiamo quale input utilizzare, poi possiamo andare a mutare la traccia, possiamo metterla in solo, quindi mutare tutte le altre tracce e avere in ascolto solo il microfono 2. Qui abbiamo il gain in input della nostra sorgente di registrazione, quindi magari un microfono, in questo caso non è questo ma è un altro che ho qui a destra. E poi utilizzare il programma come vogliamo. Cioè, ripeto, secondo me Tascam Podcast Editor è fatto apposta per coloro che non ne sanno nulla di audio editing o di montaggio, di mixing e di mastering. Qui sopra vediamo altre funzioni. Qui ovviamente possiamo andare a... Adesso mi fa elaborazione perché l'ho cliccato, porca miseria. Praticamente questa bacchettina che vedete qui in alto a destra è la famosa normalizzazione. Tascam Podcast Editor normalizza in automatico la vostra traccia andando a premere questa bacchetta magica che vedete qui sopra. Qui abbiamo i sound pad che possiamo andare a colorare e cambiare come vogliamo, ma adesso non mi interessa. Infatti adesso la traccia è stata normalizzata, cosa che non volevo, ma va bene così. Qui in alto a sinistra abbiamo il menu, come possiamo ben vedere abbiamo progetto salva, esporta, interfaccia audio, mixcast, perché come vi ho detto prima il programma è stato sviluppato appositamente per questo hardware, quindi questo mixcast, questo mixer che possiamo utilizzare per i nostri podcast. Quindi, se andiamo su interfaccia audio possiamo scegliere ovviamente il nostro dispositivo di entrata, quindi io utilizzo adesso una scheda audio della Easy. Se voi avete un'altra scheda audio la potete utilizzare tranquillamente andando ad impostare input e output. Poi andiamo a vedere un attimo il salvataggio del progetto, qua possiamo salvare il progetto in tutta tranquillità, possiamo fare esporta. E questa è la nostra sessione di esportazione. Come possiamo ben vedere, cosa molto 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 interessante è che con Tascam Podcast Editor noi abbiamo già la funzione di loudness normalization. Quindi abbiamo la possibilità di impostare già gli LUFS che le piattaforme d'ascolto ci richiedono. Quindi di conseguenza, se noi dovessimo andare a pubblicare questo file audio dove? Su, mettiamo caso, Spotify, su SoundCloud, su Google Podcast, sappiamo che la loudness level per un file stereo dovrebbe essere di circa meno 16 LUFS. Qui su Tascam Podcast Editor possiamo abilitare la loudness normalization, quindi l'abilitiamo, e qui andiamo ad impostare la nostra loudness. Possiamo anche digitarla qui, vediamo se ce la facciamo. Mettiamo così, hop. Meno 16 LUFS. Praticamente quando andremo ad esportare la nostra traccia
avremo il file già normalizzato al volume corretto. Ovviamente io consiglio sempre di fare un ascolto e soprattutto di utilizzare plugin esterni per controllare effettivamente la loudness del vostro file audio. Ricordatevi che è sempre meglio avere il file audio pre-mastering già ben normalizzato per far sì che poi, diciamo, in fase di, ripeto, modifiche finali, non andiamo, diciamo, ad utilizzare troppi effetti, perché ricordiamoci che la parte di mastering è solo una specie di impacchettamento del nostro file e meno modifiche facciamo meglio è, secondo me. Quindi di conseguenza, ripeto, per coloro che non ne sanno nulla, qui abbiamo già la possibilità di impostare la loudness level. Qui ovviamente dopo possiamo andare a vedere i polyfile, che però sono fatti per il Mixcast 4, quindi multitraccia, e poi qui possiamo andare ad esportare ogni traccia che abbiamo magari all'interno della nostra sessione in WAV, decidendo il sample rate e la profondità di bit. Quindi dopo aver fatto tutto ciò, noi possiamo andare ad esportare tutto quanto. Ricordatevi sempre, esportiamo una traccia in WAV, quindi formato non compresso, e dopo, se proprio necessitiamo, esportiamo la traccia in MP3, sempre avere una traccia di backup in buona qualità in un formato non compresso. E alla fin fine il Tascam Podcast Editor è questo. Non vi ho mostrato tutte le funzioni perché secondo me adesso starà un po' a voi anche scaricare il programma, se vi interessa, e capire come funziona, però capite che anche qui abbiamo delle funzioni molto semplici che ci permettono di fare veramente di tutto. Qui possiamo zoomare, come possiamo ben vedere, eccetera eccetera eccetera. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Io vi ho mostrato l'alternativa ad Audacity, che a mio avviso è migliore, semplice, diretta, senza troppi fronzoli. Poi se avete anche un Mixcast, sappiate che insomma il programma da utilizzare è questo. Avete già tutte le funzioni impostate qui dentro, un po' automatizzate. Ha delle cose in più che secondo me Audacity non ha, quindi la possibilità di inserire gli effetti e, diciamo, poi non avere una modifica distruttiva del file audio. E soprattutto è gratuito, non ve l'ho detto, ma semplicemente voi potete scaricare il programma dal sito della Tascam, farvi un account e poi il programma funziona, basta, importate i vostri file e risolvete tutto quello che dovete risolvere. Quindi mi raccomando, non usate Audacity. Concludiamo così la puntata: non usate Audacity perché il programma fa veramente schifo. Sto cercando di sensibilizzare più persone possibili a non consigliare Audacity ai principianti, perché secondo me fa schifo. Vi abituate poi ad utilizzare quello e non lo mollate più. Quindi utilizzate altri programmi. Ho già fatto un video a riguardo, come vi ho detto prima. Qui c'è il Tascam Podcast Editor che vi ho mostrato durante questo episodio. Quindi da Tommy è tutto, e come sempre che l'ascolto sia con voi.